Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Ritorno al Futuro, il gioco. Come sapete, siamo in un'avventura grafica dedicata alla trilogia di Ritorno al Futuro e quest'oggi iniziamo il secondo episodio che si chiama Arrestate Tannen, in inglese Get Tannen. Abbiamo concluso il primo che si chiamava It's About Time, ovvero Era Ora. E l'ho diviso in sette parti e adesso cominciamo il secondo, diciamo lo chiamiamo ottava parte del gioco. Riassumendo quello che è successo nel primo episodio, avete tutti i video nella playlist di Ritorno a Futuro. Comunque, praticamente la DeLorean ritenuta distrutta riappare e Marty la usa per andare nel 1931 e salvare Doc Brown. Siamo nel 1936. E cosa succede? Doc Brown è accusato di aver dato fuoco ad uno spaccio di bevande alcoliche abusivo e poi viene arrestato. Marty è costretto a cooperare con il giovane Emmett Brown del 1931, aiutandolo così a costruire un trapano a razzo ne necessario per l'evasione del vecchio Brown. Un altro compito che è affidato a Marty è di consegnare un'citazione in giudizio al nonno Arthur, che è testimone chiave del processo contro il boss mafioso Irving Kid Tannen. Dopo il rocambolesco salvataggio di Doc Brown attraverso il razzo, diciamo il trapano razzo, e prima che i due riescano a scappare e tornare al presente, Marty comincia a svanire e quindi si comincia il secondo episodio. Con una nuova avventura che cominciamo subito insieme. Prima di iniziare, vuoi che sia notificato quando Marte ha un nuovo obiettivo? Sì, mostro gli obiettivi. Sabato 13 giugno 1931. Quindi continuiamo dalla fine del primo episodio. La nostra bellissima DeLorean. What's happening? I don't know. Unless tomorrow's newspaper. Do you still have it? Yeah. Local accountant beaten. Left for dead. Local accountant Arthur McFly was severely beaten and left for dead on the steps of the Hill Valley Courthouse last night. They're gonna kill my grandpa? Tannen's goons, no doubt. Probably in retaliation for Arthur answering that subpoena you delivered. What are we gonna do? I'm not sure what we can do. According to this, your grandfather was dumped on the doorsteps of the courthouse 5 minutes ago. My dad's picture is disappearing. That's a time stream catching up with your grandfather's fatal wounds. Which means your father will never be born, and neither will you, unless... When did you last see your grandfather? 4 o'clock, in the town square. Let's give him enough time to make his deposition. Right. We'll have to be careful not to run into ourselves. That shouldn't be a problem in your case. I mean, you were in jail. All right, let's get moving before the police find us. Freeze! Ah. Questo è un Step problema. Out of the car with your hands up. Ah, ok, incominciamo subito così. Sfuggi al poliziotto e portati sul retro. Quindi, lato passeggero, andiamo di là. What was that? What was what? Crap! I heard something back there. I think you're mistaken, officer.
Dobbiamo spostarci da qua. Ok, spostiamoci ancora un po'. Well, looks like I caught me a fugitive. Carl Sagan, the speakeasy arsonist. Che cosa possiamo inventarci? Ok. Ci ha lasciato cadere le chiavi. Vediamo se riusciamo a recuperarle. Piano piano, no, direi di no. That's so. There it is again. I think the night air is playing tricks on you, officer. What is it? Some kind of foreign job? The German or something? Not at all. This is solid American workmanship. Now I'm sure something's back there. Vediamo se riusciamo a recuperare. Like something out of Buck Rogers. Ok. Ok. Eccole qua le chiavi. Abbiamo fatto tutto il giro. Ora, vediamo un po' i suggerimenti cosa ci dicono. Marty ha le chiavi, ora deve solo tornare indietro nel tempo. Grazie, fin qua. Ci sono arrivato da solo. Vediamo se riusciamo piano piano. Posto di guida. Piano piano. Vai. E via! Bene. Torniamo indietro nel tempo, quindi a quanto pare di poche ore. Per fare in modo di proteggere il nostro nonno e salvare la linea temporale. Ora vediamo il modo in cui ci riuscirà Marty. Io ci giocai qualche anno fa, ma non mi ricordo bene. Molte sequenze, molte scene del gioco. Ok, siamo nella piazza principale. Dobbiamo stare attenti anche a noi stessi. Ecco. Dobbiamo fare attenzione adesso. My sources indicate that Judge Brown will be setting him free tomorrow. I wouldn't bet on that. What's that? Nothing. Listen, can we talk later? I've really got to get to the courthouse right now. Really? Why? Mio nonno è stato citato. Mio nonno ha bisogno del mio aiuto. Mio nonno è nella giuria popolare. My grandpa's on jury duty, and I have to get him his medicine. Oh, well then, carry on. And do put that vicious dog of yours on a leash, will you? We have laws about that sort of thing, you know. Sì, 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 va bene. Attenzione. Oh, come on, yesterday, Marty. Stop talking, get moving. Einstein, what is it, boy? Aia. Non so cosa fare. Fermo lì. Stay, boy. Ecco, come non detto. Crap. Einstein. No. No. Rischio. Rischio. Supera gli ostacoli e va al tribunale per salvare Arthur. Einstein ha fatto cadere qualcosa quando si è avvicinato per indagare. Raccoglie il bastone che ha fatto cadere Einstein. Ok, quindi bastone. Ok, let's play. Usa le frecce. Trascina. Lanciamoglielo qua. Come si fa? Want the stick, boy? Wanna chase it? Ah, ok, con le frecce, quindi lanciamoglielo laggiù. Boh, del gazebo. Go get it, boy. Where are you going, boy?
You're killing me, Einy. Is it a squirrel, Einy? Okay, proviamo da un'altra parte. Sull'albero? No, non è il caso. Dall'altra parte della strada no, perché magari viene investito. Lanciamoglielo. Ah, ok. Addosso a Edna. Go get her, Einy. You. Get this mangy animal away from me! Come on, Einstein, and get away from the nice lady. My shoes! Einstein, no! Way to go, Einy. Ora. Now to get into that courthouse and grab Artie before Tana's guys. Ora. Sarà meglio fare attenzione agli scagnozzi di Tannen. Hey! God. Hey, according to my calculations, the rotary engine for a full-scale rocket drill requires 1.21 kilowatts of power. 1,21 kilowatt. Are you all right? Yeah. Yeah. But I need to get to Arthur. Why? Ho bisogno di un consiglio. I have to brief him on what to say. Vorrei dritte su cosa dirà. Are you the legal expert now? Come on. Shouldn't we be getting on with our work? We're on a strict deadline, right? Sono in pensiero per Arthur. Inizi senza di me. Sure. You start without me. Turn around and start walking and I'll catch up to you in just a few minutes. Huh? Oh, hell. Oh my god, what the hell is that? What's what? Che cavolo? Who are you talking to? I'm talking to you. No, I mean before, while I was walking towards you. I wasn't talking to anyone. I was working on equations for my rocket drill. No, I mean after. Never mind. Let's get going. Follow me. I thought I'd never leave. At least now I have a clear shot to the courthouse. Okay. Dobbiamo andare verso il tribunale, quindi. Laggiù c'è il tizio. Poi, vabbè, vediamo un attimo. I've got a bad feeling about this. Ho un brutto presentimento, sì, perché questo aspetta il nostro nonno. Andiamo un po' a porta del tribunale. Ok. Spediti verso il tribunale. È uscito adesso Arthur. You gotta come with me. Look, you're in a lot of danger. What do you mean I'm in danger? No time to explain, Grand. No, Artie, just promise me you'll stay at the police station until... Artie McFly. Just the guy we're looking for. Questo è un problema. Hey, fellas. Run! Get him! Bam! Aia. Artie? Dobbiamo sbrigarci. Pick up their trail before I start fading out again. Presto. Presto, corri, Marty. Clear. All right, McFly. Let's go see the boss. Vogliono portare il nostro nonno da Tannen, giustamente. Eccolo Tannen. Buddy, how's my favorite accountant doing? Oh, I've been better. I'm so sorry to hear that, McFly. Trixie, take a powder, doll. We got business to discuss. K.O., you boys play nice now. Mwah! Nice to see you again, Artie. You too, Miss Trotter. Yeah, yeah, we're all happy as clams. Now scram! Are you guys stupid? What are you thinking, bringing this fish food to my doorstep? We just thought that was your first mistake. Thinking. Look at me. Do you ever catch me thinking? Huh? Don't answer that. Look, just drag him inside, find out what he told the DA, then get rid of him. I think we can handle that. Good. Now, if you don't mind,
I've got an arsonist to snuff out. And will one of you slobs start hauling these crates in? Quindi, la situazione è questa: dobbiamo salvare nostro nonno. Nel frattempo, Tannen si sta avviando verso Doc. Sarà un problema. Quindi, dobbiamo entrare presto. La situazione è molto delicata. Porta. Vediamo un po'. What do you want? Mi manda Kid. Sono un rappresentante di commercio. Mi manda Kid. Tanto questi sono scemi. No, non l'ha fatto. Smart. So much for the direct approach. Quindi, cosa possiamo fare? Abbiamo qualche oggetto a portata di mano. Vediamo un po' gli aiuti. Gli scagnozzi non faranno mai entrare Marty nel loro bar clandestino, dovrà entrare di nascosto. Ci sono un sacco di casse fuori del bar clandestino, forse Marty potrebbe chiedere un passaggio. Apre la cassa media e strisciaci dentro, gli scagnozzi faranno il resto. Ok, quindi, vediamo un po'. C'è una cassa qua, eccola qua, cassa media. Contents, one winged goddess. Aia, oops, si è rotta. Vabbè, nessuno ha visto niente, quindi chi se ne. Ci nascondiamo all'interno della cassa. Ora vediamo un po'. Nice fit. Here goes nothing. Ok. Cueball. Stir the soup, Cueball. Clean out the blood stains, Cueball. I'm not a gangster, I'm a freaking butler. Okay. Which one of you guys goes in first? Jeez, for a gal with no arms, you sure is heavy. La cassa è sempre un ottimo mezzo di mimetizzazione. Come il buon Snake. Do you mind? I'm trying to conduct a professional interrogation over here. Where should I put this? Just shove it behind the bar. I'll just shove you behind the bar. Bene, siamo all'interno del bar clandestino, a quanto pare. E stanno picchiando Arthur. Jeez, how much chloroform did you put on that rag anyway? What? Because I'm having a hard time bringing Sleeping Beauty here around. Eccolo che si sveglia. Hey, Arnie! We got a few questions about you and the DA. D-A-D-E-D? You see what I'm working with here? Seems to be catching. Zane, wake up! Oh, sorry, boss. This stupid cold got me wiped out. Well, try to stay awake long enough to finish that poster, will ya? We got a club to open in a few days. And turn off that sign, would ya? Bene. Wake up, sleepyhead. Bene. Liberati degli scagnozzi e salva Arthur. Ok. Abbiamo a disposizione un po' di oggetti. Quindi, aiuti, vediamo un po'. Il raffreddore ha ridotto male Zane. Credi che riuscirà a rimanere sveglio per fine il suo poster? Non credo. A Zane potrebbe far comodo una dormita. C'è qualcosa che puoi dargli per aiutarlo? Quindi penso... cloroformio. Ok, quindi prendiamo cloroformio. Avevo intuito. E... usiamo l'espediente dell'interruttore per accenderlo. Sono spaventato. Ah, ok, giusto. Allora, usiamo il cloroformio. Lo possiamo usare all'interno della bottiglia di inchiostro. Vediamo un po' cosa succede. Dovrebbe addormentarsi. Oh, eccolo guys. Qua. I don't feel so... Zay, wake up, you lazy bum! Must have been the cold. Cold my eye. He's been dipping into the inventory. The inventory? One more on down. Two to go. Ok, questa è andata. Come on, Artie, wake up. Ora. You're sleeping your life away.
Cosa c'è qua sotto? Un pulsante. Bottone antipanico. Tac. Figata! Hey! Hey! What was that? Must be some wiring problems with the emergency button. Ora viene qua, come facciamo? I hope. Lo schiacciamo noi? Sì. Ok. È caduta una bottiglia. Potrebbe tornarci utile, sì. McDermott's Canadian Whiskey. Bene. Possiamo rifare la stessa cosa. Farlo arrivare qua e dargli una bottigliata in testa. Hey! You hear something? Vieni, vieni. I hope this... Ti do una bottigliata, guarda che... I hope this... Pam! Matches! Bene, ora tocca anche a te. Tac, un'altra bottiglia. Pam, schiaffi. What happened? You got knocked out. Ti sei fatto stendere così e non nessuno fa niente. Aiuti. È più semplice mettere fuori gioco uno scagnozzo mentre l'altro è fuori dalla stanza. Se saltasse un fusibile, uno degli scagnozzi dovrebbe andare ad aggiustarlo. Prima di aver acceso la lampada dell'interrogatorio, Matches ha chiesto a Zin di spegnere il segno del club, infatti volevo attivare quello. Ok. Accendiamo l'insegna. Che è saltata subito. Bene, bene. Quindi ora... Ecco. Dovrà andare a dare un'occhiata. Ora sì. Che possiamo stordire... Il tizio. 120 proof. Whoa. Vai. Facciamolo venire qua. E gli diamo un'altra bottigliata. Ok. E possiamo liberare nostro nonno. Finalmente. Pam. Bam. Alla grande. Yes. Ottimo, Marty. Ottimo, veramente. Le cose stanno andando meglio, quanto pare. Hey, you. Wait, hey, tu, porco. For about 40 years. Down there? Bene, dobbiamo andare via presto. Come on, Artie. Let's get out of here. Andiamo via di qui. Wait a minute. They were gonna kill me? È svenuto. Great. Ottimo. This isn't funny, guys. Alla grande, direi. Quindi. Oh! Perfect timing. C'è Doc con la bicicletta volante. Sembrava la scena di E.T. Ok, quindi dobbiamo stare attenti perché potremo rincontrare noi stessi. Che stavamo scappando dal poliziotto. What's he doing here? It's a long story. Figata. Son of a... And then I carried Artie to the DeLorean and came back to get you. Fascinating. So we can go home now, right? Not yet. We still have this loose end to tie up. No, don't tie me up again. He's coming around. Quindi pare che siamo riusciti a cambiare la linea temporale a nostro favore. Don't worry, I'm going far away from Hill Valley and I'm never coming back. No, devi tornare. Grandma. What's her name? It's Sylvia. You know a woman named Sylvia? No. Well, she knows you. We'll know you. It's vitally important. È di vitale importanza che voi due vi incontrate.
You want me to be part of some undercover sting operation? Oh, questo. Sì. No. No. Possibly. Are you G-Man? Uh-huh. Something like that. Sure. Anything for Uncle Sam. I'll stay nearby and wait for this Sylvia. But in the meantime, I'll lay low. Good man. When can I expect to see you? Ok, sono andati via. That was a close call. You think it'll be okay? You're not fading out, are you? Besides, Arthur will be completely out of danger come August 25th. August 25th? 25 agosto? Ah, ok. How's that picture of your dad? La foto del still padre? There. Good. Perfetto. Let's get out of here before we accidentally elect Hoover to a second Quindi? Term. Possiamo tornare nel 1985? 86, scusate. Abituato a dire tornare nel 1985. E vediamo che cosa succede. Well, everything looks okay. Sembra tutto a posto. Are you sure? See, McFly residence. Casa McFly. So, wanna come in? Maybe hang out a while? I want my dad to see for himself that you're still around. I'd love to, Marty, but... You've got to go. I understand, Doc. You've got a life to lead, kids to raise and all that. No, I've got to go to the bank and stop that estate sale you told me about. Oh, okay. Oh, oh. You Bene. Go find your pop. I'll be back within the hour. Quindi. See you soon, Doc. Pare che per il momento siamo tornati nel 1986 sani e salvi. E abbiamo ripristinato la linea temporale. Ma siamo veramente sicuri? Questo lo scopriremo nel prossimo episodio di Ritorno al Futuro, il gioco interattivo. Io vi do appuntamento quindi al prossimo video. Un saluto da Gioco Sporco, alla prossima! Cosa azzardatissima, però si può fare, siamo in un videogioco, si può fare. Ok.